Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Tengo a precisare subito il discorso dei lavori su strada che vengono effettuati dalle aziende che si sono occupati della posa della fibra ottica. Quindi i numerosi, non tagli strada, ma in questo caso dove viene tolto l'asfalto col cemento e poi magari inizia a piovere, sono ritardi dovuti purtroppo al maltempo e non alla malorganizzazione. Appena è possibile, l'asfalto, il tappetino nuovo viene ripristinato e per fortuna devo dire viene ripristinato al meglio. Infatti dove si è andati a concludere definitivamente quelli che sono i lavori di fibra ottica, possiamo dire che il lavoro è soddisfacente, sicuramente meglio rispetto alla chiusura che c'era in cemento fino a qualche settimana fa. Con un po' di pazienza verranno chiusi tutti i lavori che sono stati svolti tra il 2023 e una parte del 2024, ma appunto, come già avevo annunciato, nel 2024 ci saranno dei nuovi tagli strada, appena avremo l'elenco completo lo faremo avere, appunto per la posa della fibra ottica. Anche lì molto probabilmente ci sarà il disagio causato dalla chiusura provvisoria con il cemento, ma ovviamente bisogna avere la pazienza che dopo i lavori vengono conclusi e con la messa a posa del tappetino in asfalto e quindi a regola d'arte vengono completate le opere. Come avete visto, il brutto tempo di questi giorni ha portato a un innalzamento dei fiumi e dei corsi d'acqua sul nostro paese. Noi siamo bagnati per quanto riguarda il fiume in valle dall'Olona e dal torrente Tenore nella località Fornaci, che poi va in zona di Cassano Magnago. I fiumi e i corsi d'acqua sono costantemente monitorati dalla protezione civile del nostro comune e dal comando di polizia locale. L'Olona ha toccato un picco intorno ai 2 metri nei giorni scorsi, via via poi diminuendo anche con la diminuzione delle piogge. Dobbiamo dire che il lavoro della diga di Gurone, che non permette più le piene che c'erano un tempo dell'Olona, ci sta parecchio salvando. Per quanto riguarda gli eventi del fine settimana, da sabato 18 a sabato 25, presso lo spazio Ozium abbiamo la mostra Human Nature, scusate la pronuncia in inglese, con l'apertura appunto questo sabato con il vernissage dalle ore 17 alle ore 20. Gli eventi sono questi, non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio settimana nuovo, speriamo che sia più primaverile di quello visto fino adesso e al prossimo video. Grazie a tutti.